Blogosfera, il piacere di incontrare nuovamente Pietro Scott Giovane, amministratore delegato di Microsoft Italia. Bentornato intanto su Blogosfera. Grazie. Parliamo un po' di questa serata. Abbiamo incontrato blogger, navigatori, utenti, early adopter. La parola chiave credo sia cloud. Mi sbaglio? Guarda, è stata la parola chiave, ma anche perché in questa fase storica che Microsoft ne parli, l'azienda che io rappresento, che ne parli o che ne parli di più o di meno, è un fenomeno che diciamo avviene, avverrà, che si porterà dietro sicuramente un cambiamento culturale per gli utenti, per le aziende, ma certamente per l'information technology. Microsoft in particolare invece ritiene che sia un momento fondamentale di disruption del proprio modello di business. Cioè, noi siamo stati, se vogliamo, gli abilitatori del mondo ante-cloud, che in qualche maniera ha messo la cloud in una condizione di poter coesistere o esistere, diventare una realtà, e adesso vogliamo giocare la partita sulla cloud, che ha condizioni, ingredienti diversi. Vuol dire che tutti i nostri prodotti adesso esisteranno già oggi, sia una versione on-premise, quindi sul PC, sul server, sul telefonino, sulla console, e analogamente il medesimo in continuità anche in erogazione di servizio, quindi sulla cloud, quindi come c'è Office 365, che è la nostra proposta on the cloud, quindi se vuoi avere Office lo puoi pagare avendolo tu, oppure decidere di acquistarti solo il servizio che Office mette a disposizione. Per noi è un cambio culturale importante, perché un'azienda di prodotto adesso deve coesistere con un'azienda che mira esclusivamente ad erogare servizi. Culturalmente per noi come colleghi tutti vuol dire un cambio culturale, ma anche per gli utenti cosa deve potersi attendere dalla Microsoft e cosa aspettarsi da un punto di vista di servizio cambia fortemente. Ecco, trasformando un po' questa intervista in una chiacchierata, abbiamo parlato di tante cose e abbiamo anche riflettuto su diverse cose. Due punti interessanti: Facebook da una parte, un social network incredibile dove comunque sembra quasi una piazza con delle maniglie antipanico, cioè del tipo puoi entrare ma poi non puoi più uscire. Apple, Mac, un po' un mondo simile direi. Ecco, per quanto riguarda Microsoft invece si vede un'apertura verso gli altri. Quella Microsoft troppo rigida del passato sembra non esserci più, è un'impressione giusta? Ma se è un'impressione abbiamo già fatto un qualche passo avanti, in realtà c'è qualcosa di più. Faccio spesso qualche esempio relativamente al modo con cui è stato sviluppato Windows 7, 8 milioni di utenti lo hanno scaricato prima che venisse del tutto completata il suo design, per raccontarci cosa preferivano avere e soprattutto cosa preferivano non avere all'interno del sistema operativo. Il lancio è stato il lancio più semplice della storia, con tutto il dovuto rispetto a tutti i miei colleghi che sono impegnati molto, perché in realtà gli utenti lo conoscevano oppure lo hanno trovato come se lo sarebbero attesi, e quindi ci ha aiutato a capire che l'ascolto, in particolare la condivisione che internet agevola, abilita, definisce, era in realtà il modo con cui anche un'azienda come la nostra doveva disegnare prodotti che avevano ancora l'innovazione, che quindi disegnavano cose che non esistevano ancora, ma in realtà lo potevano fare sì in maniera efficace con l'aiuto degli utenti. Allora una Microsoft che cambia, ma cambia anche attraverso le persone, il modo nostro di dialogare, di ascoltare profondamente di più, ma mai abbastanza, è anche un modo per far capire chiaramente che noi abbiamo bisogno di ciò che gli utenti ci dicono, o i clienti ci raccontano, o i membri di governo ci dicono, oppure i nostri clienti ci raccontano, o gli utenti degli aziendali ci desiderano da noi, perché lì sta molto spesso il segreto del successo, riuscire sostanzialmente a incorporare all'interno di una grande organizzazione che fa ricerca e sviluppo, 10 miliardi di dollari l'anno, il 15% del fatturato, però con l'agilità di ciò che ogni singola richiesta, se corretta, se necessaria, se importante, debba in qualche maniera avere all'interno del nostro percorso di sviluppo. È una risposta complessa, però una evoluzione che l'azienda come la nostra deve avere e che sempre più si misurerà in un'azienda apparentemente più snella, magari anche nel modo con cui i prodotti appaiono, e che in realtà dietro una grande complessità resa più semplice, la semplificazione. Ecco, mentre parlavamo stanno preparando la nostra cena, quindi persone che vengono, persone che vanno, tante persone che fanno un qualcosa assieme. Ecco, Microsoft ha capito che costruire qualcosa servono anche gli utenti, cioè non c'è più un passaggio esclusivamente da Microsoft all'utente, ma anche diciamo una comunicazione orizzontale dalle due parti. Ma noi abbiamo lanciato qualche anno fa una piattaforma di blogging in Italia che si chiama Mclips. La cosa che ha sempre stupito diciamo gli interlocutori a cui raccontavamo il modello di publishing, passiamo il termine, era che ciascun utente aziendale si iscriveva sulla piattaforma e liberamente postava. Vuol dire che nessuno di noi leggeva ciò che veniva postato prima che veniva postato, anzi in realtà leggevamo dopo ciò che ciascun dipendente aveva postato, che oggi continua a postare.
così. E naturalmente, così come ogni mio collega va da un cliente, oppure va da un giornalista, oppure va da un incontro di un partner e racconta l'azienda, analogamente lo può fare sul web. Allora sembrava quasi incredibile per Microsoft, invece internamente era semplicemente un atto di fiducia rispetto a ciascuno di noi. Quando io posto su Mclips e ricevo 1000 commenti, nessuno di questi commenti è stato mai filtrato da nessuno. Qualcuno scriva che è perfettamente in disaccordo con me, o meno frequentemente, profondamente d'accordo con me, beh, ognuno di questi commenti ha un peso e la rete ci insegna che non si possono truccare i numeri, non si possono cancellare né le cose che ci danno fastidio, quantomeno può fare le cose che ci piacciono, perché tanto la legge dei grandi numeri mette tutto in bolla. Ora io quello che invece penso è che in realtà quello che così vorrei misurare credibilmente è che noi siamo un'azienda molto più credibile da questo punto di vista, dove sostanzialmente le regole del gioco che valgono per internet valgono per noi, che valgono per il social network valgono per noi, perché in realtà quello che cui deve discutere è il nostro prodotto, il nostro servizio. Poi pensiamo di aver fatto delle belle cose, concludo. Windows Phone 7 è un telefono, un sistema operativo per telefoni innovativo dal mio punto di vista, che Kinect è uno strumento incredibile per permettere alle persone di giocare e a proposito fare anche attività sportiva significativamente, ma insomma dare anche il segno di come nel mondo consumer abbiamo una partita importante da giocare. Ecco, allora chiudiamo il cerchio tornando all'inizio, ma a Pietro adesso ha la testa sulle nuvole. Dunque, la cosa interessante è che la logica del cloud è dei data center e quindi tendenzialmente dovrebbe essere verso l'alto, poi in realtà i data center sono ben piantati per terra e spesso anche sottoterra per stare al fresco. Ma allora io penso che non si debba perdere l'opportunità del cloud, questo è vero, bisogna avere la testa fra le nuvole ma i piedi saldamente per terra, perché questa è una grande opportunità ma richiede capacità di cogliere l'attimo, e questo è l'attimo in particolare per l'Italia, per i giovani, per il mondo della ricerca, della scuola, dell'università, la pubblica amministrazione, la sanità. Questo è il momento in cui il cloud sprigiona finalmente l'information technology, il portatore sano di information technology a basso costo, o si paga solo ciò che si consuma, e quindi più probabilmente portare più facilmente servizi agli utenti, ai cittadini, alle aziende, quindi abbracciamolo e corriamo.